Crema per Fabinho, prova il destro Fabinho, perfetto di Vanni Pedrini, che adesso sorride. Taggio Limola 1-0. Bravo Pedrini, lucido anche a 4 secondi dalla fine di fare due cambi per cercare comunque uno schema o qualcosa per mettere. Gol bellissimo, destro sotto la traversa, sorpreso Garcia Pereira all'ultimo giro. È un momento chiave della partita, il giocatore del Limola con Marchio Borghi, si mette Chiele e il pallone in rete, ancora lui, ancora Fabinho, anticipa Manuel Crema e fa 2-1. Bocao in questo caso anche non una correttissima posizione del corpo, perché non sta chiudendo la traiettoria del Limola, ha attaccato lo spazio, il secondo palo comunque. Cioè... Igor Vignoli. Anzi Marzio Borges! No, è la rete che gela subito il palo to live, ha segnato Fabio Rodriguez, non l'ha vista proprio partire, in questo caso Leo Freddi, vanno in passaggio. Leo Freddi è tutta aperta, la difesa del Futsal Isola, è il gol dell'8-2 di Fabio Rodriguez. Ne arrivo per Imola che deve sempre recuperare un gol, e intanto la conclusione di Fabinho che passa sotto le gambe di Patrizi, trova il pareggio Imola con il gol di Fabinho. La conclusione del numero 11. Attenzione a Fabinho che ha palla sul mancino, rientra sul destro, una graffitta, Fabinho! Gol del 2-2 dell'MA Group Imola, ha segnato Fabinho. Tutto regolare, Fabinho sul secondo palo da Borges, ancora per Fabinho, 6-2 dell'Imola a 6-24 dalla fine del match. Perde palla Pacheco, la conclusione e il gol del 7-2 dell'Imola. Batte la rimessa laterale Limola, restano da giocare 32 secondi, attacca Jelavic, evita Gabriel, non Fitz, Jelavic poi trova all'altezza del secondo palo Fabinho, disattenzione della difesa della Coggianco, Fabinho appostato benissimo come un falco sul secondo palo, devia